2K. È un film? No, è un videogioco horror interattivo dove i personaggi si muovono, tu decidi che scelte fanno e le scelte influenzano naturalmente. Cos'è la modalità streamer? Ah, a posto. Attività, devo fare modalità streamer. I brani con copyright sono stati sostituiti. Vai, modalità streamer. È incredibile sta cosa. L'hanno pensato per gli streamer. Figo, molto figo. Allora, nuova partita. Però le impostazioni. I'm, grazie per la sub, benvenuto alla barba e patino. Oh, figo, figo sta roba qua. No, non è tipo Super Seducer, non è un film, è un videogioco. È tipo Until Dawn, non è Until Dawn 2, lo so che non è Until Dawn 2, però l'hanno descritto come una cosa simile, quindi mi piaceva chiamarlo così. Lodi, se qualcuno spoilera, bannalo, te lo dico, easy proprio. Perché hai spento? Lo sai perché. No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. No, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi, persi. Questo lo dici tu. Basso il volume, adesso appena parto. Prendi in considerazione quanto segue, poiché ti guiderà attraverso i meandri che si possono incontrare durante il soggiorno ad Hackett's Quarry. Ciò che vedi qui sono i Quick Time Event, o QTE, che ti aiuteranno ad agire proprio al momento giusto. Sii prudente. Hackett's Quarry può essere un luogo pericoloso se non fai attenzione a ciò che ti circonda. Tieni gli occhi ben aperti, oppure rischierai il disastro. Sembra quasi una cosa. La strada da percorrere dipende da te, ma potrai comunque trovare ostacoli lungo la via. Figo, bello fatto così. Ma tipo visto il cappello Fallout. Bella presa, tesoro. Io pensavo fosse il tasto tondo. Non sono io che ho preso quella buca. Beh, forse la buca ha preso noi. Ci hai pensato? Wow, campione mondiale di arrampicata sugli specchi. Grazie. Davvero notevole. Grazie. Con quali gengive? Ma rimani che ci siamo persi. Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Come no? Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia. Sul serio? Vabbè,
Quello sì, c'è, ma... C'è solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo, ce la faremo. Ho paura adesso perché c'è... Prendi il volantino o prendi la mappa? Prendi la mappa, prendi la mappa. Voilà. Prendi la Cos'è mappa. Cos'è quella? Secondo te? No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende? Ti pareva. Ok, vediamo. Quindi siamo... Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Luca, grazie per i 10, ben trovato per male, bandino. Guarda la strada! Wow. Patino. Tra l'altro è arrivata nonna Luigina dietro alla macchina. Non l'hai visto? No, l'ho vista la vecchia. Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Cosa? No, no, Max, non era un orso. Era la suocera. Penso fosse una persona. Allora fai sul serio? Abbiamo investito qualcuno? No, tecnicamente no. Non lo so. Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so. No, non ho buggato l'audio, che da dentro la macchina parla ovattato. Che c'è? Mi sono giocato la macchina. Vabbè. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, sì, ok. Che? Allora, impostazioni, un secondo almeno per... Tarocchi. Le impostazioni non esistono. Va bene, per adesso ce la teniamo così, tanto a me va bene. Oh, io non vado in giro qua, non mi fido, ve lo dico. Non sembra grave. Mia madre mi ammazzerà. Andre, ora che è estate, streamerai un po' di più la sera? Adesso che è estate, magari, che finisco, appena finisco gli esami, magari un filo di più potrebbe essere un'idea. Poi dipende dalla streaming, patatino. Grazie per il cibo. Ah no! Scusate, ho sbagliato. Ho rifatto il quick time event. Prendi in considerazione quanto segue, poiché ti guiderà attraverso i meandri che si possono incontrare durante il soggiorno ad Hackerscore. Ciò che vedi qui sono i Quick Time Event, o QTE, che ti aiuteranno ad agire proprio al momento giusto. Fammi uscire! Sii prudente. Hackerscore può essere un luogo pericoloso se non fai attenzione a ciò che ti circonda. Tieni gli occhi ben aperti, oppure rischierai il disastro. La strada da percorrere dipende da te, ma potrai comunque trovare ostacoli lungo la via. Tra l'altro è probabile che per l'estate cambi il giorno di pausa dalla domenica al sabato, perché d'estate il sabato sera si esce anche di più, la gente va fuori, anche io magari esco, quindi è probabile che per l'estate magari cambio la giornata di riposo dalla domenica al sabato, poi se lo farò ufficiale vi dico qualcosa. Fruga. Max, perché non me l'hai detto? Cos'è, un debito? Ha dei debiti insoluti con la banca?
Grazie mille. Prego. Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Ecco qua. Perfetto, grazie. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere dall'università! Ah, scusate. Immagina di stare rannicchiata di fronte a una stupa. Beh, ovunque, meglio di qui. Chi è che mi sta sniffando da dietro gli alberi? Ma devo per forza andare? Io non voglio andare là, scusami. Perché devo andare lì dietro? Scusa, no, vaffanculo. Aims, grazie per la sabbia, non te la farò male, palatino. È la stessa cosa di prima, la stessa lettera. Ah, guarda, potevo vederlo. L'università di Lens. Quest'anno abbiamo ricevuto un numero di cose che ha smesso. Ah, a posto, va bene. Ah, a posto, va bene, ok. Beh, meno male che me la fa leggere anche in italiano. Meno male, così almeno. Devo andare. No, però, ho capito, ma non mi faccio incastrare. Io non vorrei andare qua, però, bene, andiamo. C'è mia nonna, che succede? Dove vai? Guardo di qua. No, ma perché? Dove vai? Non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Accondiscendente. Ma che spavalda. Oddio, Max, vieni qua. Che c'è? Ho paura che ci sia qualcuno là. C'è la vecchia! Sei seria? Sì, forse non sta bene, non so. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, ma ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa. L'abbiamo presa. Voglio solo controllare. Ok, va bene. Ma non allontanarti, ok? Stai attenta. Sì, certo. Certo, okay. Perché se tu investi una vecchia, va in giro nei boschi in pigiama. Ma dove cazzo sta andando? Ma perché sei stupida? Il matto. Ah, vediamo la carta del tarocco. La Marisa e il tarocco. Sono Tata Lucia e voi com vi chiamate, piccole pesti? Cannata in me. Grazie per il cervatino. Il matto, mi chiedo che possa essere. Tutti riconosciamo un matto quando lo vediamo. Innocenza e libertà o avventatezza, imprudenza, spontaneità, agire senza riflettere, con conseguenze che tu intendono. Pensa, pensa e non ti scottare. No, no, vai tranquillo. È figo che puoi muovere la torcia. C'è un jumpscare. Ma dove cazzo va a stare incoglionita? Di notte in un bosco? Ma che fai? Ma perché questa è scema? Sei coglione?
Manuel, grazie per i 9, bentornato per ambate, Palatino, sei coglione? Adesso si sente... Questo solo per i fan di venerdì 13, se no... Metti sottotitoli, impostazioni, schermo, allora, grafica è al massimo, schermo intero, limita il frame a 30 fps, no, perché ho il computer di Dio Cristoforo, qualità anti-aliasing alta, 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 ultra, texture, no, vabbè, facciamo alta adesso, no, poi mi si impalla tutto, ne facciamo alta. Allora, sottotitoli, sottotitoli sì, dimensione media, sperando che non siano enormi, vediamo, sfondo, no, sfondo nessuno, va bene, mouse stasera controller, vibrazione controller sì, cammina, vabbè, non c'è la scelta, va bene, teniamo così. Hai messo il limite, ho messo il limite a 60. Come togli il limite? Ho messo il limite. Come, scusa? Ah, scusate, 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 chiedo scusa. Vediamo, mettiamo texture, mettiamo ultra. Mettiamo ultra, vediamo. Se poi mi esplode la live e lagga, tolgo. Miki, grazie per i 2, bentornato al Barambale, Palatino. Non dovrebbe in teoria laggare, perché ho il computer della Madonna. Ho la 3080 RTX, non dovrebbe laggare. Mettiamo tutto a ultra. Scusate, i sottotitoli medi sono enormi, facciamo normali. Tutto bene? Oh, cazzo. Parlami, che ti è successo? Dimmi. C'era qualcosa là. C'era tipo... si sentivano rumori dappertutto. Ehi, tesoro, come... respira, tutto ok? Siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali, è normale spaventarsi. No. Ce ne possiamo andare, per favore? Sì, 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 andiamo. Ok. Stai bene? Sì, ecco qua. Senti come gira. Max, sbrigati! Ci siamo, ce ne andiamo. Oddio, ma non è possibile, cazzo! Max! Sto... ok, dammi un minuto, un secondo. Dobbiamo andarcene, Max. Ora se fai così non mi aiuti. Ma non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché okay, non... Ok, basta! Cazzo, scusa, tesoro. Scusami. Va bene, non fa niente. Stia, se l'auto è infangata, non è che lui può far miracoli, Così fai peggio, devi spingerla. È tutto okay. Qui siamo al sicuro, non succederà niente. Cristo santo! Oh, cazzo! Porca miseria, mi si è fermato. Ma è un attore famoso! È quello che ha fatto... Tu abbassi. Salve, agente. Bella serata, vero? Per caso siete feriti? Stiamo bene, siamo solo scossi. Basta che metti un pezzo di legno sotto la ruota e vai in retro. Cos'è successo? Sì. Onesta. Beh, ecco.
Qualcosa è spuntato fuori davanti alla macchina e abbiamo sterzato per schivarlo, così siamo finiti qui. È spuntato qualcosa. Onesta. Onesta, siamo onesti, dai. Mi spiace, era veramente buio ed è successo tutto così in fretta. E poi è andato via. Avete investito qualcuno? No, oddio, no, certo che no. Cioè, beh, non penso. Non lo so. Scusi. La tenga accesa. Scusi. Infatti... Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo? Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita. Coi piedi piatti, sei, siamo onesti. Sei una criminale. Almeno siamo tornati in strada. Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Stiamo andando al campeggio. Siamo diretti al campo, amichevole. Stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutor. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Con quale faccia? Non arriverete ad Hackett's Quarry. In che senso? Non stasera. Ci metta il gabbio? L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte. Ah, ok, meno male. Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel. Ha capito cosa ho detto? Condiscendente. Ok, va bene. Sì, ok, andremo al motel. Ricevuto. C'è solo un piccolo problema. Purtroppo il telefono non ha le mappe del bel mezzo del nulla. Vuol dire che ci siamo persi. Del tutto. Brandox, grazie per i 4, mentre non è normale, palatino. Signora, esca dal veicolo. Come, scusi? Voglio solo mostrarle come arrivare al motel sulla mappa, ok? Certo. Ehi, resta nell'auto. Madonna, quanto nervoso, è nervosissimo sto qua. Ok, tranquillo. Nervosissimo, ti sembra che abbia a che fare con due serial killer. È strano, me l'ha chiesto lui di uscire, cioè, è nervosissimo sto qua, è in tensione. Ok. Allora, noi... Non devi leccare la matita, non funziona così. Siamo proprio qui. Il braccio di ferro. L'Harbinger Motel è qui. Grazie, quindi dov'era Hackett's Quarry? Beh... Sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Bene. Harbinger Motel. Niente deviazioni. Ehi, e se ci fosse ancora qualcuno là? Darò un'occhiata. Buonanotte. Questo tizio è sus. Il problema è che tutti quelli che all'inizio sembrano sus si rivelano essere buoni alla fine in questi giochi. Quello è il problema. È sempre così in questi giochi. Quelli che all'inizio sembrano di cattivi alla fine sono sempre i buoni. Quindi non lo so perché, ma per esperienza di gioco tendo a fidarmi di lui, ma per esperienza di gioco, Cavolo. Per esperienza di gioco. Perché lui sembra cattivo, ma scommetto che è buono alla fine.
sollevata. Che tipo strano. Il tizio era un ammasso di energie negative. E sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero. Hai notato cosa aveva sì, sul sembrava... collo? Era sangue. Magari se l'è fatto radendosi. Non era... È stato... Si è rasato. Un piacere. Magari si è rasato e si è tagliato. Oh, non è che... Oh mamma. Il sangue sul collo era sbarbato, era completamente sbarbato. Poteva essersi fatto rasato la barba e si è tagliato. Va per bene, la fretta. Rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. Mm-hmm. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Come hai fatto? L'ha fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no? Rimettiamoci già in viaggio. Sono d'accordo. Signora? Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Davvero, ti sembro una signora? Su per il cazzo! Fra vent'anni forse può chiamarmi signora. Mm-hmm. Cosa? Beh... 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso. Non l'ho scelto io. Sono andati, non l'ho scelto io, quindi... Io avrei scelto andare al motel, sinceramente, però... Era tutto automatico, quindi... 25 giugno, il compleanno di mio padre, peraltro. Non è possibile, qui non c'è nessuno, dopo tutta quella cazzo di strada. Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett o hai solo lasciato un messaggio? E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Campeggio estivo, notte, sa molto di venerdì 13. Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Il mio compleanno poi, è il 23 giugno. C'è sicuramente giugno. Qualcuno il mio padre sì, lo facciamo oppure un'auto vicini. Abbandonata e stiamo ancora perdendo perché tempo. Dovrebbe esserci un'auto... Torno in macchina. Max, dai. Max, non fare lo stronzo. Oddio santo, sono di nuovo qua. Voglio esplorare un attimo sperando che non mi ammazzo nel mentre. Oddio, quanto grande però. Non c'è, io non c'è un cazzo. Dove cazzo vai? Voglio esplorare! Dove cazzo vado? Cioè, è un open world, fammi esplorare, che vuol dire? Metti che trovo qualche tarocco. Qualche Marisa, qualche tarocco. No, no. Da dentro non mi fai inquadrare perché non esiste, mi caghi in mano. C'è qualcuno? Black, grazie per i due, bentornato per male, palatino. Entra, e allora come faccio? Che palle. Zia, è chiuso, andiamo in macchina. Torniamo in macchina, zia, è chiuso. Ma cosa scassino che non sono capace? Apri. Pronto? Pronto? Che è qua? Buon venerdì 13. Venerdì? Ah. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Dillo al colesterolo nelle arterie quando ti ho un infarto. Giù di qua cosa abbiamo? Tanto voglio dire, non è che mi piace molto di stare qui sotto, però. Oh no, è il basamento?
No, è l'entrata per il basamento? Ehi! Ehi, tu, stai bene? Torno subito, vado a cercare aiuto! Hai appena visto Gollum chiuso in un basamento. E la tua idea è di andare a cercare aiuto. Max! Max, vieni qui, dai! Che succede? C'è Gollum. C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Bloccato? È il signor Hackett? No, non lo so. Porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Sono tornata. Adesso ti tiriamo fuori. Qua finisce a merda. Ehi, ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato... C'è qualcuno. Io non vedo nessuno. Come no? Guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. C'era davvero qualcuno lì. Ok. Ok, quindi... Le chiavi inglesi fanno meno rumore. Sicura? L'ho visto online! Sicura, l'ho visto online! Sì, l'ho visto online. Ho visto in un video di 5 Minute Craft. Hi-Fax. Una mano? Sì. Ma perché state facendo questo? Non ho capito, perché? Basic. Hai visto il film La Casa? No, più venerdì 13 che La Casa, ricordami. Ehi là! E siamo di nuovo. Sei ferito? Sei reale? Basamento. Ehi, sta attenta. Ma che fai? Stavo... No, io volevo tornare indietro. Davo solo un'occhiata. Non posso tornare indietro. Ian? Hanno chiuso un Maranza, che ha il col collare. No, che i Maranza se ti mordono ti porta alle malattie. Oh mio Dio. Fame? Max! Forse era un opossum o qualcos'altro. No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi, siamo stanchi, non credi? Adesso andiamo al motel, torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio. Ma non trovare male, palatino. Insomma, tu non sei esausta, io sì. Forse le immagini. Max! Sono una madonna! Max! Max!
Max! Sanguino. Aiuto. Sanguino. Devo dire che sei perspicace, eh. Devo dire che hai un ottimo spirito d'osservazione. Mi sto disseguendo. Io che dovevo fare? Come facevo a salvarlo? Oh, aiutiamolo, senti. Oh, al massimo moriamo, però di base a me verrebbe ad aiutarlo, senti, dai. Cazzo vuoi che ti dica? Faccio quello che mi sento. Se poi sbaglio, amen. A me verrebbe ad aiutarlo. Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel, per caso? Ma chi ha sparato a Ian? E tanto non potevo farci niente, raga. Non potevo farci niente. Ah, penso abbia sparato al cane. Al cane, al ragazzo, l'ha sparato a tutti. Però non ci potevo far niente, raga. Finito il gioco. No, c'è scritto che dura più o meno 10 ore in totale. Ah, ma tanto non potevo farci niente perché non mi ha lasciato. Non mi ha dato la scelta di andare al motel, se no io ci sarei andato. Fabri, grazie per i 4, mi trovo per male, Patino. Ma come, che è finito? Salve, prego. Salve a lei. Questo è il mio spettacolo. Mi ha preso la schiena, ma male allo spalle. Sei qui in amicizia, non è vero? Sì, professoressa. Ti stavo aspettando. McGranitz. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Non ci lamentiamo. Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Ah, lei è tipo considerami il curatore. Come la tua guida verso l'ignoto. Emozionante, sì. È il curatore donna, è l'equivalente del curatore. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo e tu aiuterai me. Ok. Ecco la carta che hai trovato. Sì. Il matto. Mi chiedo chi possa essere. Tutti riconosciamo un matto quando lo vediamo. Innocenza e libertà, o avventatezza e anche imprudenza. Spontaneità. Sì, era scritto sulla carta. Agire senza riflettere, con conseguenze di cui tener conto. Pensa. Pensa e non ti scottare. Posso mostrarti di più se lo desideri. Ok, va bene, sono curioso. Questo è ciò che potrebbe verificarsi. Un possibile futuro. Un sentiero inesplorato. Guarda, guarda. Guardo, guardo.
ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Strade da scoprire, su cui posso far luce, se me lo permetti. Aiutami ad aiutarti. Ricorda, ciò che non ti uccide, ti fortifica. Va bene, ok, teoricamente... bisogna bannare lei. Vabbè, ma lei me l'ha chiesto, io ho scelto, quindi in realtà no. E qui parte il gioco, è proprio tipo Until Dawn, dai. Questo era il prologo. Ah, la grafica è tutta ultra. Woohoo! Hackett Square il cuore! Woohoo! È Dread! Axardo, grazie per i 5, mi trovi per male, paladino! Vabbè, ma le scelte ve le dico io, raga, tanto sono due. Ciao! A presto! Pace e amore! Vediamo, ragazzi! Sì! Hackett Quarry nel cuore! Parte di primavera! Sesso gangbang! Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei quanti romantici. Culi rotti. Ragionevole o cinico? Non si sa mai, gli passerà. Ragionevole o cinico? Gli passerà, cinico. Beh, alla fine sono solo ragazzi. Vedrai, gli passerà. Mm-hmm. Come a te con Emma. Cosa? No, non è la stessa cosa. Quindi non sei di malumore? Non sono di malumore. Abbiamo passato l'ultima notte insieme, va bene così. Oh sì, così bene che non rivedrai la tua dolce orsacchiotta speciale. Cazzo, ci hai sentiti? Ma scherzi, le pareti della casetta si reggono con lo sputo. Ok, smettila. Ok, piantala. Ciao, Emma. Ehi. È troppo venerdì 13, non ci riprende tantissimo. Che... sai che esiste la consapevolezza dello no, spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Io sono il classico ragazzo tamarro americano col cappellino girato, vado al basamento. Salve, lei è? Sono anche bello piazzato, quindi... Stando ai resoconti del giornale locale, la North Key Gazette, alcune valle di fieno prese in fuoco la sera dei... Ehi, che stai... cosa ascolti? In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo. Cosa buon per te. Cosa ascolti? Ok. Beh, questo è anche bello piazzato, buono, così nel caso possiamo dare qualche schiaffo. Sei un maranza, no? Non vado a... non vedi che sono bipede? Cioè, i maranza non sono bipedi, scusami. Schiaffo sul culo, sbam, donna! Jake, bagagli, muoviti. Ok, mi stai già sul cazzo, tu ti farò morire, presumibilmente. È probabile che tu morirai. Sempre chiuso. Ehi, hey, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo. È rotta. Dylan, aspetta. Non posso, è che... devo prendere le ultime valigie, so dai. Che non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Scusa, amico. Ottimo, grazie mille. Stavano facendo le pippe. I cazzoni l'hanno chiusa. Davvero? Quindi entro dalla finestra?
Ma infatti mi aspettavo qualche spinta un attimo un pochino più prestante, sembra anche atletico. Dal 1953. Qui siamo negli anni 90 perché ci sono le videocassette, quindi... Ah no, beh no, c'è il cellulare, no, cazzo dico, non è vero. Sì, sì, è il 2021, no, ma c'è il cellulare, ho sbagliato io. Ho visto l'icona del VHS nella mia testa. Miglia, atletico come un comodino, zio. Horror. Io odio l'horror. Sì, anch'io. Guarda, c'è anche Yogi impagliato qua, meglio di così. Lì c'è il Pipparolo. Sei nel gioco sbagliato, esatto. Dovevi andare in Peppa Pig o in Dora l'esploratrice. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso io. Ok, come ti pare? Senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Mr. Hyde? Che cazzo? Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh! I procioni. Perfetto! Mettendo delle sedie davanti alle scale, tu blocchi i procioni. Mr. H deve avere un quoziente intellettivo di un ramarro cerebro leso. Sei qui, Dylan? Sei già col cazzo in mano, Dylan? Non preoccuparmi di uno stronzo per volta, Jacob. Ma dai che non stai cagando, ti stai facendo una gran pippa, smettila, apri! Smettila di farti le sceghe in bagno! Apri sta porta! Vado avanti fino a quando non mi apre. Tutto il tempo che caga. Penny? 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 Se mi tira un ceffone gliene arrivano 4. Sono molto più grosso di lui, quindi porti rispetto. Tutto questo per dei bagagli. Ma è vero che devo prendere i bagagli? Io di quella stronza me l'ho già completamente dimenticato. Anzi, adesso prendo una saliera e gliela sfondo in testa così. Per presidente? Questo posto serve un restauro. Vabbè, tanto non è che te ne devi occupare tu, voglio dire. Oh. Toccare niente che crolla tutto qua, non toccare niente. Toccare niente qua, crolla tutto, lascia stare. Eccoli qua, li ho trovati. Guarda, tutti e 2 bagagli con una mano, guarda quanto sono maschio. Ok, ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te, Edem. Sulla difensiva o scherzoso? Scherzoso, e invece tu? Ah, oh, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Lo so che è il dildo ruotante spinato nel comodino, eh? Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... No, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me? È proprio quello il tipico uomo che ti seduce. Hai descritto perfettamente il tipico sedutore.
sexy. Ah, sexy, eh? Il più fico del campo. No, certo. Che vuoi l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma, Abby, okay, Nick e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita, erano tutti. Io, lui non è incluso. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Oh, ok. Lei ha detto... Ecco, come faremo in futuro? Scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto... Ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Jacob. Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo che quella riesce a rigirarti proprio come le pare e piace. Come cavolo è possibile? Chiesta Emma, una con cui evidentemente avevo un accotto, stavo lui. Sfinito, forse mi piace, strafottente, è solo una storiella. Strafottente, è solo una storiella. E quella no, è una troia. No, intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Hai finito di raccontarmi la storia patetica della tua famiglia? Boom, bitch, in cassa! Ritorno di fiamma inatteso, nido vuoto, pensione, nipote, 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 casa di riposo e, infine... Morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che vengono rinvenute a Roma. Una cosa così, no? Le mummie a Roma. Oh, scusa, eravamo io e Ryan. Vediamo... Ah, ecco qua. La tua dice solo pompino. Oh no, è la lista che vale per tutti gli uomini. Oh, direi accurato. Guarda lui! La tua dice solo pompino, lui! Bryce, no, grazie per i 4, metterò per male, paladino! Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Sono cagati il cazzo su questa roba. Per ora, ma sembra molliccio. Ehi, smettila. Ah, qua abbiamo visto il flashback. Ok, quindi... Solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante, o non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? No, non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake... Tu lo sai che, anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Ma il mio cazzo no! Beh, staremo a vedere. Rompi il tubo del carburante, ruba la spazzola rotante. Oddio. Rompi il tubo del carburante... O ruba la spazzola rotante. No, rompi il tubo del carburante oppure che bandi fa esplodere tutto. Ruba la spazzola rotante, dai. Magari non parte semplicemente il motore. Io non so che cazzo è una spazzola rotante. Però non voglio rompere il tubo del carburante. Bene, tu vieni con me. Ti rimetto a posto domani. Né danni né problemi. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh, Nick! Boh! Oh! Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Ho capito perché Emma non te la dà. Ti lancerei dei bigliettoni. Io ti sono circondata da idioti. Ho decisamente capito perché non gliela dà. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero? E comunque, quella era la danza del divorzio. Conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito!
cazzo ridi? Amichevole, almeno io ce l'ho avuto dentro. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta una storia quest'estate. Cavolo, ci ha steso. Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una pesca. Ok, rinfoderate i peni e continuiamo il duello in macchina. Rinfoderate i peni! Dove sono tutti gli altri? Ora, perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. Rinfoderati i peni, non l'avevo mai sentito. Quindi è gratis? No, è gratis per niente. Quindi siamo ancora bloccati a Salt Lake City, al Crystal Lake. Questa chi è, Emma? Quella che non gliel'ha data? Ma dai, ma questa è una bolognese standard, semicomunista, sfattona, con i capelli rossi, cagacazzo, dai. E tu ci vuoi provare con questa, ma che gusti di merda. Questa rompo il cazzo tutta la vita, sei pazza, vuoi metterti con questa qua. Ehi là, festaiola. Questa qua scassano la minchia tutta la vita. I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Ah, è lei, Emma, quella che ha la bocca rifatta? Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Minchia, ugabunga tongabanga, donna porta a sfondare ora. Fai irruzione o lascia le valigie? Facciamo irruzione! No! Oddio. Fa lascia le valigie. Stai scherzando? Questa cosa si chiama effrazione. No, si chiama rientrare in possesso dei nostri averi. Perché invece non ce la facciamo aprire dal signor Hackett? Ah, bidai, le nostre cose sono qui dietro. Scusa? No. Dobbiamo solo andare alla baita dal signor Hackett per farci ridare le valigie. Bene. No, perché non voglio che si facciano male, devo farli sopravvivere. Ok, allora, io controllo solo che non ci stiamo scordando nulla. Fai pure con comodo. Non voglio solo che si facciano male, oppure che si facciano male a fare sta stronzata. Non lo so dove. Vado un po' alla cazzo di cane. Prove sbloccato. Yagar, grazie per gli 8, bentornato al baromale, Martino. Speriamo che Jacob non lo veda. Ah, Jacob, ho detto Yagar. Ma che cavolo è? È di Dylan. Ma cos'è quella roba? Ma tu cos'è che annusi le cose che trovi, scusami? Ah, è la tizia. Sei pronta? Hai voglia. Entusiasta. Andiamo! Andiamo! E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te? È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è...
essere se stessi, ma ad alta voce. Ma che cazzo stai dicendo, Emma? Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Sul mercato? Occhio ai sassi, occhio ai sassi! Ottima guida, Tex. Cavolo. Grazie, labbra al silicone. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua? Un po' come te, Jacob. In realtà è molto dolce. Ma? Perché hai chiuso? Avventura estiva. Viviamo almeno a 4 stati di distanza. Lui è d'accordo? Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Ma ha ragione, che cazzo ci provi per mail? Oh, aspetta. Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Dritto alla baita, strada panoramica. Dritto alla baita. Dobbiamo proprio tornare. Boh, pollice giù. Sono tutti là che ci aspettano. Nick non se ne andrà senza averti salutata. Cazzo, Abby! Oh! Oh! Per un pelo. Ma chi se ne frega? Facevamo una purea. La mia bimba deve dichiararsi a un ragazzo per la prima volta nella vita. Emma! Devo portarla a scoiattolare. Se non la smetti ti butto fuori. Scoiattoliamo di brutto. Sì, me lo merito. Una volta era tubare, adesso è scoiattolare. Perché hai frenato? Non volevo fare come Giovanni che investiva il cucciolo di Darmata, il gatto e quant'altro. È rimasto senza mamma. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Di carica, non di cazzi. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo! E i vostri bagagli? Mr. H ha chiuso a chiave la casetta. Perché ha paura degli orsi? A quanto pare... Dubbioso, potevate forzare la porta. Sarcastico, gli orsi sono un problema. Dubbioso, potevate forzare la porta. Non potevate entrare con la forza? Ok, se per Dylan questa era una buona idea, allora significa che abbiamo fatto la cosa giusta. Ai. Amo le mie idee. Ehi, avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Ah, Ryan è il figaccione. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast? Questo è figo. Di che parla? Amichevole, parla di me? Non so, amichevole. Già, di che parla? Magari di me? Tu credi che ascolterei un podcast... che parla di te? Se ci fosse un podcast su uno di noi, sarebbe su di me. Certo, e sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! Hai ragione, è meglio faccia da cazzo! Come il culo. No, è un podcast sul paranormale. Ah. Un episodio su una leggenda del posto. Un tipo che la strega fuori... di Cat's Quarry. Ah, no, la strega la chi di cosa e dove, scusa? Cos'è la strega di Cat's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Di sua suocera? Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che... pare ci sia una
anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. Ora cerca nel bosco il suo bambino perduto. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira. Insomma, quello che abbiamo visto a inizio game. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. Che è quello nel basamento. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega dei cazzuori. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Bella storia, amico, sì. Sulla difensiva, meglio delle tue, solidale e non avete visto i bambini. Solidale e non avete visto i bambini. Comunque, avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Oddio, non a vita. Bisogna stare attenti con queste cose, tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, hacchettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H! Forza, allora. È tempo di sloggiare. Ma mi ha chiuso a chiave la porta. L'avremmo fatto se i bagagli non fossero sotto chiave. Come? Non mi sembrava, ma certo, Mr. H. Ci siamo, Mr. H. Scusi, signor Hackett, ma i nostri bagagli... Giusto, la casetta. Ci stiamo dando da fare, tranne Ryan, che prova a spaventarci con le sue strambe storie di fantasmi. Ok, ok, ho capito l'antifona. Cos'è questa storia dei fantasmi? La S di HQ. La strega di Hackett's Quarry, stavo solo... Oh, santa miseria, Ryan. E le chiavi del furgone, Mr. H? Ah, sì, giusto. Davvero, perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Predict? Incredibile. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono? Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. Comprensivo, infastidito. Che palle, infastidito, che palle! E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia. Ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Bro. Ha detto no, Dylan. Sì, lo so, stavo solo... Bro! Ma io, sul furgone. Bro, zio, okay. Fratello. Il fra del basamento. Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrai licenziare? No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Eh? Ma nei discorsi senza senso di mia nonna. Dammi un minuto, per favore. Devo rispondere. Oh, sì. Sì. Vai. Oh, scusa. Devo uscire? Pronto. Ascolta il podcast Origlia. Cosa? Perché sono ragazzi. Non è che possa cacciarmi via. Allora. Stanno per andarsene, Coach, ok? Grazie per i due, non è per male, partito. Vedi di non correre, ok? Grazie. Tranquillo, due, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Ma è Mr. Freeze al telefono. È lui, è Mr. Freeze! No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. È il doppiatore di Mr. Freeze, mi ha fatto stranissimo sentirlo. Sì, ma levati da davanti la porta, idiota. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... ho sentito... intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ma che cazzo fai? Ma se metti giù, allontanati, imbecille. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Cioè,
Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. Cosa sta facendo? Cosa sta cercando? La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Preoccupato, va tutto bene, frustrato. Boh, preoccupato, va tutto bene. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh, se solo sapessi. Inquietantissimo, cazzo. Ryan, dovevi assicurarti che fossero pronti. Che succede? Ancora, le chiavi! E allora devi fare in modo che ascoltino. Non posso, come faccio? Non c'è più tempo per prendere le loro cose. Davvero? Le ragazze non saranno... Le rispediremo fra qualche giorno. Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai? Uno dei migliori. Ma sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa. No. No, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi evitare le storie di fantasmi. Sta facendo cagare addosso i bambini. Il campo fallito, non viene più nessuno. In realtà lavora per gli psicanalisti, manda in psicanalisi un sacco di bambini. Dispiaciuto, non ci ho pensato, indifferente, era per divertirsi. Dispiaciuto, gli ha mandato in analisi tanti Scusa, bambini. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Non mi ho proprio reso conto che raccontare storie horror ai bambini hanno delle ripercussioni. E lei, grazie per i 10, mentre è normale, ma per un tutor, per un capo. Già. Grazie mille, lei. Limitati al kumbaya la prossima volta. No, non... E sarebbe? Kumbaya no. Non si canta più il kumbaya. No, per l'amor del cielo, rincoglioniti, sono troppo no, vecchio per queste cose. Davvero, Chris, dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Ma si vede che è molto lento all'inizio. Si vede che è molto lento perché secondo me sarà molto articolato e quindi ti fa tutto un preambolo iniziale che magari è un po' lento. Indiscreto, perché... Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. Hanno inventato i fanali 80 anni fa, senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Dammi solo un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Scusa. Ma si vede che c'è tutto un preambolo lungo, iniziale, per mostrarti i personaggi, bla bla bla, cioè si vede comunque. Mi saluteresti Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Ne rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... Beh, deve ancora decidere cosa Quello vuole fare. Quello è Dredd. Ha tutta la vita davanti. Quello è Dredd. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene? Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ah, ho aperto il furgone. Ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Dove le avevo lasciate? Nella tazza. Le chiavi, nella tazza. Squagliamocela. Ma il poliziotto che era nel prequel? Ah, risbuca sicuro. Questo è tutto preambolo iniziale. Questo è tutto preambolo iniziale. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Secondo me è un po' esagerato l'inizio, ok? Che devono mostrarti il funzionamento delle scelte, ma alcune scelte sono futili e fanno allungare troppo la storia. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. No, può essere, ma è un'idea condivisibile, assolutamente. Può essere magari un filo lunghino, però adesso vediamo come nel complesso. Perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Chi l'ha mai giocato? Forza a casa. Adesso, perché arriva notte e noi stiamo chiusi qua. Ehi, e le nostre borse?
Emma, te le dovrò spedire domattina come prima no, no, cosa. Non me ne vado da quei sen... E invece è così che andrà. Su, Jacob, metti in moto. Qual è il problema? Cacchio, non lo so, penso sia un problema al motore, Mr. H. Sì, lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto, ok? La buca è enorme. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, calma, scendi. Ho capito. Abbiamo tolto la testina rotante lì. Oh, merda! Eppure vi avevo detto di controllare tutto. L'abbiamo fatto, infatti dovrebbe andare. Ah sì? Beh, i dovrebbe non portano mai da nessuna parte, non credi? Si sta agitando parecchio, credo. Oh, merda! Ok. Ok. Non è un problema grave, passeremo un'altra notte qui. No! 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 Stai zitto! No! Fammi pensare. È un po' troppo agitato. Ah, è così per... Fammi pensare. Ah, minchia, è così che pensi. Ok, calma. Hai ragione, certo. Risolto. Hai ragione. Oh. Christian, grazie per i 9, ben trovato per il male, paladino! Ryan. È possibile. Vieni un secondo. Un po' agitato il ragazzo, Non devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte, nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Un domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Promettimi che lo farai. Certo. Accondiscendente. Accondiscendente o titubante? Accondiscendente. Sì. Certo. Sì, non usciremo. Ecco, bravo. Adesso vedi chiudi stasera le porte. Che parto e vedete parto di non fare troppo i rumore. I in cielo, i led si sente. Party rockers in a house tonight. Certo, non faremo assolutamente niente. Che diavolo voleva? Beh, ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma si scopa, Emma! Stiamo scherzando! Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure possiamo fare qualcos'altro. Tipo? Curioso. Tipo? Di che stai parlando? Niente Hackett, niente bambini urlanti. Solo un gruppo di simpatici adulti pronti a divertirsi e a liberare gli istinti. Orge? Ah, io ci sto! F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. È il momento di fare il casino, CSI, no? No, si sboccia! Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Ve le leggo io le risposte. Come il conduttore non riesco a spostarlo. Grande, ok. Tu che dici? Sì, ci sto. Quella sembra il cantante degli Aerosmith, ha la bocca enorme. Ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... E quelle stupide storie spaventose di Ryan? Perché dovrebbe spaventarci?
Apprensivo, sembrava spaventato davvero. Solidale, era solo in pensiero con noi. Apprensivo, sembrava spaventato davvero. Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. No, non quello. Sembrava molto serio. Quello spaventa i bambini. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, guarda, ma... che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere paparino. Sulla difensiva ci tengo, sbrigativo come dici tu. Sbrigativo come dici tu. Ah, come vuoi tu. Andrà tutto bene, credimi. Ci divertiremo. Ok, accattieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Qualcosa. Mentre Dylan, tu, boh, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo! Adesso appena arriva la notte succederà un bordello, sicuro. Cazzo. E che cazzo è questo? Chi sono sti due? Quello è un attore famoso. Chi è? Credo si stiano spargendo di sangue o per mimetizzare l'odore o per odorare di qualcosa, credo. Hunting season, stagione di caccia. Credo che il sangue serve per mimetizzare l'odore o per attirarle, magari. No, ma che carro, quello era Luther. Che notte, adesso comincia. Signora, che paura. Speravo nel tuo ritorno qui da me. Signora, come potrei non tornare a un bocconcino? Vediamo cosa hai trovato. Poi anche un uccello lì dietro. A mani vuote. Devi guardarti attorno. Trova le mie carte e io ti aiuterò. Ah, okay. Da dove vengo ci proteggiamo a vicenda. Ah, ok, questo è l'accordo, va bene. Trovale, ti prego. Va bene. Non avevo capito che l'accordo fosse questo, ma va bene, comunque, ok. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Ok. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. Va bene, adesso e cercherò le carte. Trova anche le mie carte. Sì, McGranit. Non avevo capito che l'accordo fosse che devo trovarle le carte. È così inquietante, Dredd. Non mi ha detto trovi le carte, ti darò la mano comunque, signora. È un po'. Perduti nei boschi selvaggi con solo il nostro istinto a guidarci. Riusciremo a restare umani o finiremo a cibarci dei cadaveri degli altri come i sopravvissuti di quel famoso film sul disastro aereo? Sta facendo un TikTok. Cazzo. Prima portata, Filéo Jacob. Obbligo verità no, perché no? Saporito. Scusa, di sempre verità, tanto basta mentire. Scricciolo, grazie. Può per i sette, mi trovo per male palatino. Sto irritante sul palato. Un piatto ricercato? Non c'è che dire. Mi ha dato del manzo. Andiamo. Grazie, scritto per i sette. Mi ha dato del manzo. Wow. Che c'è? Sembra che cerchi di avvitare un chiodo con una salsiccia molle. Oh mio Dio, ho quasi fatto, ok? Signorina, che sillogismo. E comunque le tue analogie mi feriscono. Ci siamo quasi. Un attimo. Calza la porta, sì. E si pario. Potevo darlo io il calcio. Invece non l'hai fatto.
Ok. Allora, se fossi una birra, dove mi nasconderei? Bip, 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 bip. Ma bip. Cosa fai? Bip? Oh! Ah, è il mio birradar. Mi darà della birra? Huh. Com'è che mi accorgo solo ora di quanto tu sia super stupido? No, noi ce ne siamo accorti dall'inizio. Il mio birradar! Io sono richiesta di là. Il mio birradar? Sì, va bene. Me l'hai prosciugata, arrivederci. Uffa, i bambini hanno fatto razzia. Mister H amava i suoi accessori. Perché ogni cosa che dice sembra ambigua, sta qua? Ah, così diretto dal furto con scasso? Mi sa che è un po' chiusa. Era prevedibile. Sagace. Oh, sì, cazzo! Tombola! Delle angurie? Guarda che meloni giganti. Sono angurie. Vedi? Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. O la seconda più divertente. Ok, allora... Zio, no, l'unico che si scopa le angurie qua sei te. Io non so, tu ti scopri le angurie. Nessun'altra persona sarà di mente. Si scopa le angurie. C'è il salvataggio automatico? Spero di sì, oddio. Spero tantissimo di sì. Ok, papere, ci fermiamo qui per stasera. Adesso inizierà la parte horror, presumibilmente. Papere, io vi ringrazio questa sera per i follow, i cheer, le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per la nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, patatini. Noi, papere, ci vediamo domani. Fate tanta buonanotte, patatini. Vi mando un abbraccio e un bacione. Grazie mille di tutto, vi voglio tanto, tanto bene. Notte, papere!